Buongiorno a tutti e coloro che si sono collegati, che si stanno collegando. E diamo il via a questo webinar, Sport e Cultura per far crescere il paese, le opportunità di investimento, per gli enti locali. Questo webinar che è curato dall'Istituto per il Credito Sportivo, che è la banca sociale per lo sviluppo sostenibile dello sport e della cultura, e quindi oggi parleremo delle opportunità messe a disposizione degli enti locali per investire appunto nel patrimonio culturale e chiaramente nell'impiantistica sportiva. Ne parleremo con il senatore Gianni Pittella, con il nostro direttore generale del credito sportivo Lodovico Mazzolin, con il responsabile del servizio fondi speciali del credito sportivo Edoardo Gugliotta, e con l'avvocato Mario Italiano, il cui studio, lo studio legale Italiano e Partners, è anche partner di questa iniziativa e di questo webinar che rivolgiamo prevalentemente agli enti locali, agli amministratori pubblici, per mostrare quelle che possono essere le nostre opportunità. Scorrerà a breve la mail a cui inviare eventuali domande alle quali risponderemo con gli interlocutori, con i nostri interlocutori alla fine del webinar, mano a mano, e avete sia la chat sia la mail che è webinarics@creditosportivo.it. L'apertura la farà il senatore Giovanni Pittella e a lui che poi lascio la parola. I vari interlocutori si passeranno la parola tra di loro e alla fine del panel cercheremo di rispondere a quelle che possono essere le domande o le curiosità in merito a questi strumenti. Buon lavoro e grazie a tutti. Lascio la parola al senatore Gianni Pittella. Grazie, con il direttore Mazzolin e con l'avvocato italiano abbiamo condiviso questa iniziativa ed io da parlamentare della Repubblica, da senatore della Repubblica, ho ben volentieri aderito e condiviso perché reputo che il nostro ruolo non sia soltanto quello del legislatore, ma anche quello dello strumento di informazione e di diffusione sul proprio territorio, su una platea la più vasta possibile, delle opportunità offerte, in questo caso nel settore dello sport e nella cultura, da un'antica istituzione qual è l'Istituto per il Credito Sportivo. In tanti anni che io ho trascorso al Parlamento europeo, 19 anni, ho potuto verificare come le opportunità dei fondi strutturali, le opportunità dei programmi europei non fossero adeguatamente utilizzate e sfruttate, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno, soprattutto dalle amministrazioni comunali, le più piccole, che non hanno adeguati strumenti per l'informazione e anche per l'assistenza tecnica. Ecco perché serve questo seminario: far sapere tutte le opportunità e mettere a disposizione gli strumenti per sfruttarle. E questo vale ancora di più in questa fase post-pandemia, perché noi siamo chiamati ad uno sforzo di ricostruzione e di ripartenza che non sia una semplice riproposizione del modello di sviluppo, del paradigma socio-economico della pre-pandemia, mentre invece siamo chiamati a costruire un nuovo modello di sviluppo, una nuova programmazione economica nella quale vi sia al centro l'uomo, la persona e i settori delle attività sportive, della cultura, del benessere. Ecco perché ha anche una valenza politico-strategica e di visione questa nostra iniziativa. Grazie, buon lavoro, in bocca al lupo. La parola al direttore Mazzolini. Grazie senatore per le belle parole e come sempre per la tua sensibilità su questi argomenti, al di là dei ruoli istituzionali che occupi. Questo webinar serve proprio a sollecitare l'attenzione, come dicevi giustamente tu, su un tema particolarmente importante per il paese e su due pilastri fondamentali dello sviluppo sostenibile, quindi lo sport e la cultura, che come hai avuto modo di evidenziare sono parte integrante del benessere del paese perché
insomma, mens sana in corpore sano, dicevano i nostri antichi antenati, ma anche avere cultura e sviluppare gli asset culturali è una cosa fondamentale per un paese che ha la fortuna di avere il più grande numero di asset culturali, che può essere anche una sfortuna perché poi bisogna gestirli e valorizzarli. Quindi guardiamo il lato positivo, noi dobbiamo cercare di sviluppare questi asset. Ora, due parole sull'istituto che sta vivendo una fase di rilancio, di focalizzazione e io direi di fare meglio e di più il proprio mestiere. Il mestiere dell'istituto è quello di ragionare come una banca privata, pur essendo un ente pubblico economico. Perché banca privata? Perché noi raccogliamo il denaro dal mercato privato. Quindi lo Stato non ci dà denaro, i finanziamenti che facciamo li facciamo prendendo denaro da istituzioni private e li impieghiamo in due settori che non sono nelle corde tradizionali delle attività delle banche commerciali. Se così non fosse non avremmo ragione di esistere, perché una banca pubblica ha nelle proprie corde cercare di fare delle attività a sostegno di settori che il settore privato non ha nel proprio radar. Facciamo questa attività non solo esercitando l'attività bancaria, ma anche gestendo per conto dello Stato, e qui è l'interesse del legislatore di sostenere due settori così importanti come lo sport e la cultura, con la gestione in esclusiva di fondi agevolativi che rendono più accessibili e meno onerosi i finanziamenti per le iniziative che rientrano nel nostro perimetro. Il perimetro dell'istituto è un perimetro relativo alle infrastrutture sportive, e non parliamo solo di grandi infrastrutture, ma parliamo anche di piccole infrastrutture nell'ottica di fare in modo che l'attività sportiva sia sempre più diffusa e sempre più nelle corde di tutti i cittadini italiani in qualunque territorio. Ovviamente ci occupiamo anche di grandi o non eventi sportivi. Dal 2014 la banca opera anche nel settore della valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, materiale e immateriale. Cioè diamo un sostegno a tutte quelle strutture, iniziative, infrastrutture e quant'altro che sono connesse a valorizzare il patrimonio artistico e culturale, cercando di coniugare interesse pubblico, e quindi sociale, a interesse privato nell'ottica economica per rendere sostenibili le operazioni. La banca è una banca solida, noi abbiamo circa 3 miliardi e 2 di attivo con 1 miliardo di patrimonio netto, quindi abbiamo mezzi e munizioni per poter svolgere il nostro compito e quindi queste iniziative, come altre, vanno nell'ottica di una maggiore conoscenza degli strumenti a disposizione, che non sono pochi, ma che ahimè spesso sono poco noti, diciamo, in maniera così capillare. Ora, noi diciamo, abbiamo un assetto proprietario che sostanzialmente vede il Ministero dell'Economia e Finanze come principale attore, dopodiché altri azionisti di natura pubblica sono Sport e Salute, Cassa Depositi e Prestiti. E poi abbiamo un 10% circa di azionisti privati del sistema finanziario italiano. La banca chiaramente ha due stakeholder politici che riguardano e che operano nel settore sport e cultura, che sono rispettivamente la Presidenza del Consiglio con il sottosegretario Valentino Azzali alle attività sportive e con il Ministero della Cultura e quindi il Ministro Franceschini, che chiaramente concertano e definiscono le linee di indirizzo per tutti quelli che sono gli strumenti di finanza agevolata che noi dobbiamo mettere in piedi e gestire. L'anno scorso, in un anno complicato, siamo riusciti a raggiungere il record di erogazione di finanziamenti. Abbiamo negli ultimi 5 anni erogato circa 1,4 miliardi di finanziamenti e l'anno scorso ne abbiamo erogati oltre 320 milioni. Tenendo presente che 2/3 dei finanziamenti, largo circa, sono destinati agli enti locali che partecipano ai bandi che mettiamo in piedi anno per anno. Quest'anno i bandi, come avremo modo di spiegarvi, non riguardano solo lo sport, ma
con i fondi agevolativi collegati al mondo sport, al mondo infrastrutture sportive, ma riguardano anche il mondo cultura e quindi ha la possibilità di poter fare finanziamenti fino a tasso zero per, diciamo, iniziative funzionali alla valorizzazione del patrimonio artistico culturale degli enti locali. E diamo anche una serie di elementi di attenzione per tutti quegli ingredienti, le iniziative che possono essere chiamate un po' con uno slogan che va un po' di moda, 4.0, quindi l'efficientamento energetico, gli interventi di prevenzione per la sicurezza, piuttosto che la digitalizzazione, cioè tutto quello che modernizza l'asset culturale. Così come abbiamo deciso di concerto con i nostri stakeholder politici di valorizzare e di incentivare le attività di partenariato pubblico-privato. Perché, come tutti gli amministratori sanno, l'asset culturale è doveroso gestirlo e valorizzarlo, ma ahimè, questo tipo di attività rappresenta un costo. Il partenariato pubblico-privato è un ottimo strumento per trasformare l'asset culturale da costo a investimento e quindi coniugare l'utilità sociale e l'utilità privata. L'istituto negli anni ha fatto per oltre 1,6 miliardi di finanziamenti assistiti da contributo del conto interessi e riesce anche a fornire garanzie, quindi a rendere più bancali le operazioni per soggetti privati richiedenti. La cosa importante è che i nostri finanziamenti non si concentrano nei territori che sono, fatemi dire, meno rischiosi da un punto di vista bancario. Se guardiamo la distribuzione di quanto abbiamo erogato nell'ultimo quinquennio, il 35% dei finanziamenti si è concentrato nel sud delle isole, il 24% al centro e il 41% al nord, con un erogato per abitante che al nord è di 12.400 euro, al centro di 16.600 euro e nel sud delle isole di 14.200 euro. Proprio perché l'istituto ha come funzione quella anche di finanziare iniziative in territori che magari sono meno appetibili dal settore privato. È dimostrazione di questo tipo di intento anche il fatto che guardando agli enti locali, oltre il 70-75% dei nostri finanziamenti si concentra su comuni con meno di 30.000 abitanti e i comuni che hanno meno di 5.000 abitanti prendono il 26% dei nostri finanziamenti. Quindi noi abbiamo un'attività piuttosto capillare e, consentitemi di dire, la banca cerca di fare finanza di contenuto e non finanza di controparte, cioè noi finanziamo progetti. Siamo focalizzati su progetti in ambito sportivo e culturale per, come diceva il senatore in precedenza, cercare di contribuire al benessere del paese. Ora io non mi voglio ulteriormente dilungare, vorrei cedere la parola al collega Edoardo Gugliotta, se ricordo bene la scaletta. Edoardo Gugliotta è il nostro responsabile dei fondi speciali, quindi dei fondi agevolativi che gestiamo in esclusiva per conto dello Stato e che vi spiegherà i contenuti, come funzionano i fondi, i meccanismi per accedere alle agevolazioni fornite dai fondi e in particolar modo i bandi che sono stati promulgati dal Comitato Gestione Fondi Speciali, presieduto lo stesso Presidente dell'Istituto, il dottor Andrea Bodi, vi darà delle indicazioni sui contenuti e gli ingredienti per accedere a queste agevolazioni. Io vi ringrazio, poi ovviamente siamo a disposizione per le domande alla fine di tutti gli interventi. Prego, Edoardo. Grazie direttore, grazie per l'opportunità che abbiamo di poter divulgare ad una platea più ampia attraverso i contenuti multimediali, i contenuti appunto dei nostri bandi. Allora, per quanto riguarda i nostri bandi, iniziamo questa parte, diciamo, è quello che sostanzialmente vi ha detto il direttore, quindi questa presentazione che poi potrà essere messa a disposizione. E
Credo, non so, però la qualità video non mi pare delle migliori per quanto riguarda la presentazione. Comunque, allora, quello che intanto vorrei sottolineare rispetto agli strumenti agevolativi che noi gestiamo e in particolare rispetto al fondo contributi negli interessi, che è quello attraverso il quale offriamo appunto l'opportunità di questi bandi, è che c'è una alimentazione di questo fondo dalla quota di utili destinata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che è appunto il principale partecipante dell'istituto. Quindi un meccanismo virtuoso attraverso il quale gli utili dell'attività bancaria, che come abbiamo visto, come diceva il direttore, è un'attività di mercato, tornano a produrre utilità sociale attraverso i contributi negli interessi a cui sono destinati appunto questa quota di utili. I fondi agevolati dell'istituto sono quindi il fondo contributi degli interessi e il fondo di garanzia, che non è a vantaggio degli enti locali, ma che può servire ad esempio ai concessionari degli impianti sportivi degli enti locali, che sono moltissimi, per poter effettuare gli investimenti di cui c'è bisogno diciamo, nella gestione appunto degli impianti, delle concessioni, tutte le operazioni partenariali. Degli strumenti analoghi li abbiamo di recente assegnazione attraverso il Fondo per il Patrimonio Culturale, che è articolato in due comparti: il comparto anche qui per la concessione di garanzie, appannaggio di tutti i soggetti privati, e il comparto per la concessione di contributi in conto interessi, attraverso il quale viene appunto effettuato anche il bando che andremo ad illustrare. Negli anni dal 2015 al 2020 abbiamo effettuato una serie di iniziative che hanno portato ad una diffusione di interventi, di cantieri, di finanziamenti in tutta Italia, come ricordava prima il direttore, a vantaggio di tutto il territorio nazionale. E abbiamo fatto in modo, attraverso i nostri finanziamenti e le nostre agevolazioni, di poter far risalire la quota di finanziamenti destinati all'impiantistica sportiva, che prima delle nostre iniziative a bando era meno del 5%, la quota dei mutui destinati ad impiantistica sportiva sul complesso di tutto l'indebitamento italiano, dei comuni, farla risalire a oltre il 20% stabilmente, con punte anche del 30%. E qui vedete la composizione: le colonne rosse sono il totale dei finanziamenti per impiantistica sportiva del credito sportivo sul totale dei finanziamenti per impiantistica sportiva. Quindi la quasi totalità, o comunque una quota molto ampia, a dimostrazione del successo e dell'utilità di queste iniziative. Allora, venendo poi un pochino più nel concreto, prima di illustrare nel dettaglio i bandi, vedete raffigurata la percentuale destinata agli impianti realizzati ex novo, che oscilla ormai stabilmente intorno al 12%, e invece la gran parte degli interventi che sono destinati a impianti esistenti per ristrutturazioni, efficientamento energetico e in generale per la messa a norma e l'ammodernamento degli impianti, che in alcune zone del nostro paese sono disponibili, ma sono spesso vecchi e quindi necessitano di interventi che li possano rendere nuovamente fruibili. Allora, il primo bando di cui parliamo è quello destinato all'impiantistica sportiva in senso ampio del termine, Sport Missione Comune, le cui domande si possono presentare fino al 5 di dicembre. Qui abbiamo messo a disposizione 25 milioni di euro di contributi con cui si possono finanziare, con il totale abbattimento degli interessi, quindi mutui a tasso zero, si possono finanziare almeno 130 milioni di euro di finanziamenti, e finanziamenti che dovranno essere stipulati entro il 31 dicembre. Questa è una caratteristica comune a tutti i bandi, quindi il mutuo da stipulare entro quest'anno.
E i beneficiari, anche questo è un dato comune a tutte e tre le iniziative a bando, sono i comuni, quindi gli enti locali nelle loro forme associative, comprese le città metropolitane, le province e anche come ente territoriale la regione, quindi anche le regioni possono essere tra i beneficiari di questi finanziamenti, che nel caso di questo bando riguardano tutti gli interventi relativi all'impiantistica sportiva, quindi non soltanto la realizzazione ex novo, ma anche ampliamento, messa a norma, ristrutturazione, efficientamento energetico, eccetera, eccetera, compresa anche l'acquisizione di eventuali impianti sportivi già esistenti, compresa l'impiantistica sportiva scolastica e anche altri interventi che poi vedremo più in dettaglio. Sono escluse da questo bando le piste ciclabili perché hanno un'iniziativa dedicata. Allora, i finanziamenti possono ovviamente essere destinati alla realizzazione diretta, dell'intervento da parte dell'ente locale, possono andare a cofinanziare eventuali contributi regionali, statali, o eventualmente europei che l'ente di cui l'ente disponga e possono anche servire per erogare i contributi necessari al concessionario nelle operazioni di partenariato pubblico-privato per il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario. Quindi queste spese rientrano tra le spese di investimento, quelle per le quali l'ente locale si può indebitare, quindi è possibile procedere con l'assunzione di finanziamento per l'erogazione del contributo al concessionario o al gestore dell'impianto. Sugli importi, anche questo è un dato comune a tutte e tre le iniziative, abbiamo cercato di renderle il più omogenee possibile per una questione di semplicità. Abbiamo una quota massima agevolabile con il totale abbattimento degli interessi di 2 milioni per i comuni fino a 5.000 abitanti. Ovviamente questi 2 milioni possono riguardare un solo finanziamento o anche più finanziamenti, quindi fino ad un massimo di 2 milioni di euro abbattibili con totalmente gli interessi. Oltre si potrà accedere ovviamente a tassi agevolati ma ordinari. Per quanto riguarda invece i comuni medi, quelli che vanno da 5.000 un abitante fino a 100.000 abitanti, purché non siano capoluogo, per le unioni di comune e i comuni in forma associata, il livello si innalza fino a 4 milioni sul singolo intervento su più interventi. Per quanto riguarda poi i comuni capoluogo, i comuni oltre i 100.000 abitanti, non capoluogo, città metropolitane, regioni e province, è possibile avere un massimo di finanziamento totalmente abbattuto pari a 6 milioni. Ovviamente questo abbattimento, questa è una delle novità di quest'anno, proprio per venire incontro alle esigenze di rilancio diciamo, dell'impiantistica sportiva, comunque degli investimenti, abbiamo deciso di abbattere il tasso di interesse su una durata fino a 25 anni totalmente abbattuto. Questo però deve essere, diciamo così, appannaggio dei finanziamenti più celeri, quindi delle domande che arrivano entro il 30 di ottobre o che comunque si completano entro tale data. Per invece le istanze che arriveranno oltre tale data o si completano oltre il 30 di ottobre, sarà possibile procedere all'abbattimento totale degli interessi su mutui fino a 20 anni se sono degli interventi di carattere prioritario e poi adesso vi diremo quali sono, mentre invece gli interventi per cui la domanda arriva oltre il 30 di ottobre o si perfeziona oltre il 30 di ottobre e non sono interventi prioritari, sarà possibile abbattere il tasso di interesse su finanziamenti di durata massima di 20 anni per il 90%. Quindi diciamo viene premiata in qualche modo anche la rapidità di attivazione rispetto a queste risorse disponibili. Gli interventi prioritari su questo bando sono quelli relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche, all'efficientamento energetico, all'adeguamento alla normativa antisismica, alla riqualificazione di impianti che siano anche dei beni culturali o vincolati dalla sovrintendenza o ammessi
al bando sport e periferie per quindi una quota di copertura con fondo perduto. Sulla parte di cofinanziamento a carico dell'ente, ecco, questa viene considerata intervento prioritario. E anche gli interventi relativi a impianti sportivi che fanno parte del plesso scolastico sono considerati prioritari. Gli interventi per cui è possibile che ci sia una coesistenza di interventi prioritari o non prioritari sono considerati prioritari se la quota relativa del quadro economico relativa ai lavori, relativa agli impianti, agli arredi, alle attrezzature destinata a questi interventi prioritari è superiore al 60% del totale dei costi per lavori, impianti, arredi e attrezzature. Allora, per quanto riguarda invece gli interventi ammissibili, sono quelli relativi a progetti di carattere definitivo o esecutivo, che possono essere sia progetti generali o anche dei lotti, quindi degli interventi parziali, purché i lotti siano funzionali, siano quindi autonomamente, diciamo, efficienti, indipendentemente dalla realizzazione poi degli altri lotti successivi. E non devono già essere assistiti da contributi in conto interessi del nostro fondo. La durata di questi progetti prevede una realizzazione entro 24 mesi per quanto riguarda l'inizio dei lavori e entro 5 anni, quindi 60 mesi per quanto riguarda la conclusione dei lavori. Se non si rispettano questi tempi, sarà possibile procedere con una sospensione del contributo e poi eventualmente, a fronte di inerzie ancora più prolungate, anche procedere con la revoca del contributo assegnato. Sono ammissibili tutte le spese, diciamo, che fanno parte del quadro economico, quindi lavori, spese tecniche, IVA compresa, spese per attrezzature, impiantistica e anche per quanto riguarda poi la parte, diciamo così, relativa anche a eventuali spese per il parere CONI, diagnosi energetiche e quant'altro. Allora, la documentazione è abbastanza stringata, nel senso che ovviamente occorre una istanza di ammissione a contributo e anche la domanda di finanziamento sul quale far valere il contributo. Acquisiamo la relazione tecnico-illustrativa, il computo metrico, il quadro economico di spesa, nel caso ci sia un esproprio, il piano particellare di esproprio, e una certificazione dei responsabili del servizio amministrativo e tecnico sul rispetto di tutta la normativa che presiede l'indebitamento degli enti locali. Sottolineo che possono partecipare anche gli enti locali dissestati e gli enti locali in riequilibrio finanziario, purché ovviamente rispettino le condizioni previste dalla normativa per poter procedere con l'assunzione di finanziamenti. È ovviamente condizione necessaria in base alla norma il parere del CONI sul progetto definitivo esecutivo. Il parere del CONI può essere acquisito anche oltre la data di presentazione dell'istanza, quindi fino al 18 dicembre. Ovviamente dovrà essere però presentata la richiesta di parere al CONI che viene effettuata su un apposito portale. E poi c'è anche l'acquisizione di informazioni relative all'inquadramento dell'operazione nell'ambito degli aiuti di Stato e quell'eventuale certificazione necessaria a stabilire se gli interventi sono prioritari oppure no. Il tasso di interesse per quanto riguarda, che è totalmente abbattuto per gli interventi che abbiamo visto arrivati entro il 30 ottobre o per quelli arrivati dopo che hanno natura prioritaria, per quelli invece che vengono abbattuti, il cui tasso di interesse viene abbattuto al 90%, è un tasso di interesse pari allo 0,125% o che oscilla intorno a questo valore, quindi è comunque un valore molto molto basso. Per quanto riguarda poi l'esito dell'istanza, ovviamente i tempi sono abbastanza rapidi, normalmente ci prendiamo un massimo di 20 giorni di tempo per comunicare l'ammissione a queste agevolazioni.
e tutte le informazioni possono essere trovate sull'apposita pagina web dell'Istituto per il Credito Sportivo o anche sul sito dell'ANCI, che è il nostro partner in queste iniziative. Altra iniziativa è quella denominata Comunimpista, che riguarda il finanziamento delle piste ciclabili e dei ciclodromi, che sono delle strutture su cui è possibile praticare diverse discipline ciclistiche. Qui abbiamo messo a disposizione dei beneficiari 4 milioni di euro di contributi in conto interessi e che possono consentire di abbattere totalmente il tasso di 25 milioni di euro di finanziamenti. Questo almeno, ovviamente poi su durate inferiori è possibile avere anche più finanziamenti. Finanziamo piste ciclabili che hanno le caratteristiche di sicurezza idonee a consentire una pratica sicura, quindi piste ciclabili in sede propria, su corsia riservata, eventualmente anche con percorsi promiscui pedonali e ciclabili, ma non dove ci sia promiscuità con il traffico veicolare, che è consentito solo per brevissimi tratti, non superiori al 10% della lunghezza complessiva ammessa al finanziamento, laddove non sia proprio possibile superare altrimenti degli ostacoli sul percorso. Ovviamente ammettiamo anche tutte quelle quegli interventi che sono connessi con le piste ciclabili, che sono a supporto di una migliore fruizione delle piste ciclabili, per cui dalle ciclostazioni ai servizi igienici, ai punti ristoro, di primo soccorso, l'installazione di, ad esempio, di postazioni con defibrillatori, la parte di semafori, di canalizzazione delle acque, eventuali sottopassi o sovrappassi, e anche l'illuminazione, quindi con LED, piccoli impianti fotovoltaici, la parte, diciamo così, di tutto quello che è relativo anche alla sicurezza, come colonnine per l'SOS, aree attrezzate, connessioni, ricariche di cellulari, connessioni wifi, insomma tutto quello che migliora la fruizione e rende più interessante e piacevole utilizzare una pista ciclabile. Gli interventi prioritari in questo caso sono quelli che consentono di congiungere tra loro delle piste ciclabili esistenti, quindi per completarle e per ampliare la possibilità di utilizzare le piste ciclabili. I soggetti ammessi sono gli stessi che già abbiamo visto per il precedente bando, e i finanziamenti anche qui sono da stipulare entro il 31 dicembre. L'abbattimento segue la stessa regola, quindi totale per istanze fino al 30 ottobre, fino a 25 anni. Sugli interventi prioritari, dopo il 30 ottobre è possibile abbattimento totale fino a 20 anni. Gli interventi non prioritari hanno un abbattimento fino al 90% del tasso di interesse. Gli importi sono gli stessi per classi dimensionali che abbiamo visto prima, 2 milioni, 4 milioni e 6 milioni a seconda della dimensione. Anche qui finanziabili tutto quello che compone il quadro economico del progetto, che deve avere una durata per inizio lavori di 24 mesi e fine lavori di 60 mesi. Anche la documentazione è analoga a quella che abbiamo visto precedentemente. E le presentazioni delle istanze anche qui entro la mezzanotte del 5 ottobre con la richiesta di parere CONI. Il parere CONI può essere acquisito anche dopo, entro il 18 ottobre, ma ovviamente ai fini della priorità vale l'istanza completa, quindi anche con parere CONI entro il 30 di ottobre. La novità di quest'anno è invece costituita dal bando per la cultura, missione comune, che è un bando sul quale abbiamo stanziato il 70% della dotazione di 10 milioni del comparto per contributi in conto interessi, e che è idonea a finanziare, abbattendo totalmente il tasso di interesse, di almeno 35 milioni di finanziamenti della durata di 25 anni. I soggetti ammissibili sono gli stessi degli altri bandi e sono ovviamente ammissibili le spese di investimento che siano relative a interventi di tutela, di
conservazione, di protezione, di valorizzazione del patrimonio culturale, quindi di beni culturali, di beni paesaggistici, patrimonio culturale non solo materiale ma anche immateriale. Ovviamente però le spese per gli enti locali, trattandosi di debito, devono essere spese di investimento. Quindi è possibile recuperare, restaurare, realizzare quindi interventi anche per messa a norma, installazione di impianti d'allarme, impianti antincendio, microfiltraggio dell'aria, interventi per un utilizzo sicuro degli impianti nel post-Covid, manutenzioni, restauri, quindi sono tutti interventi ammissibili. E su questi beni, che ovviamente ricomprendono anche i beni paesaggistici, quindi tutta quella parte ovviamente soggetta ad autorizzazione, ma che ricomprende anche, ad esempio, delle aree che rientrino nell'ambito dei beni paesaggistici. Sui beni culturali, ovviamente, il quadro è molto ampio e molto vasto, e sono tutte quelle, tipicamente parliamo di, ad esempio, di musei, di pinacoteche, di gallerie, altri luoghi espositivi, archivi, biblioteche, ad esempio ci sono, tutte le mostre, tutti gli archivi, diciamo le aree, i parchi archeologici, gli immobili dichiarati di, come diciamo prima, di interesse pubblico, i teatri, gli auditorium, le sale concerti, tutti i luoghi di esposizione, mostre, gallerie d'arte. Quindi insomma il quadro è estremamente variegato e molto ampio. Abbiamo anche redatto delle linee guida che sono presenti sul nostro sito, che possono aiutare anche nell'individuazione di questi interventi, e quindi sono sicuramente una opportunità di realizzare numerosi interventi anche qui direttamente come cofinanziamento di contributi regionali, nazionali, europei, o come erogazione di contributi per gli investimenti da parte dei concessionari o dei gestori. Ovviamente parliamo sempre di progetti definitivi o esecutivi, compresi lotti funzionali, e gli importi, abbiamo visto, sono gli stessi degli altri bandi: 2 milioni, 4 milioni, 6 milioni sul singolo progetto o su una pluralità di progetti, a seconda della classe dimensionale dell'ente richiedente. Le istanze anche qui devono essere presentate entro le ore 24 del 5 dicembre, e ci sono le priorità che abbiamo visto, quindi privilegiati gli interventi presentati entro il 30 ottobre o prioritari, oltre si va su un abbattimento al 90%. Qui gli interventi prioritari sono rappresentati dall'abbattimento delle barriere architettoniche, da interventi di efficientamento energetico, da adeguamento alla normativa antisismica, recupero di beni demaniali o confiscati alla criminalità, recupero del patrimonio culturale che prima dell'intervento non era fruibile, interventi di digitalizzazione, interventi in partenariato pubblico-privato. La durata dei progetti è quella che abbiamo visto, così come le spese ammissibili, sono tutte quante ammissibili quelle che compongono il quadro economico nel caso degli enti locali. La documentazione è analoga, qui ovviamente non c'è il parere CONI, ma viene acquisito un parere di ammissibilità preliminare da parte di una commissione prevista appunto dalla normativa istitutiva di questi comparti, che valuta preventivamente l'ammissibilità dell'intervento. Chiudo accennando a questo prodotto molto importante, Sport Verde Comune 2021, che mette a disposizione degli enti locali e delle regioni la possibilità di finanziare investimenti sull'efficienza energetica, quindi su impianti sportivi già esistenti, per ridurre i costi di gestione e quindi migliorare la gestibilità dell'impianto e la sua sostenibilità economica, facendo interventi di risparmio energetico certificato oppure di produzione di energia termica o elettrica, interventi che comunque prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili, e anche abbiamo inserito la realizzazione di manti in erba sintetica in taso vegetale. Qui è possibile accedere previa acquisizione
di una certificazione da parte di un soggetto riconosciuto da Accredia, che è l'ente certificatore del risparmio energetico, e si possono avere finanziamenti fino a 500.000 euro di durata fino a 20 anni, col totale abbattimento degli interessi senza spese di istruttoria. Abbiamo stanziato un plafond di 15 milioni di finanziamenti, appunto per la realizzazione di questi interventi di finanziamento energetico, e quindi è sicuramente una notevole opportunità. Tutte le informazioni possono essere richieste ad un'email dedicata, entiterritoriali@creditosportivo.it, ad un numero verde dedicato, 800-298-278, ed inoltre, qui è poco visibile, ma poi avrete la possibilità anche di consultare queste, di avere queste slide, questa presentazione, c'è una nostra rete territoriale presente su tutto il territorio nazionale che può essere contattata per fornire tutte le informazioni necessarie ad una migliore predisposizione della domanda. Ecco, con questo ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola all'avvocato Mario Italiano dello studio legale Italiano and Partners. Grazie al dottor Guyotta, in particolare grazie per la spiegazione estremamente chiara e completa, peraltro concisa, cosa non semplice considerato gli argomenti. Io mi presento, sono Mario Italiano, fondatore dello studio legale Italiano e Partners. Abbiamo in Italia tre sedi, Milano, Roma, Napoli. Abbiamo una particolare specializzazione in ambito amministrativo, con tutto ciò che è collegato all'ambito finanza, ramo assicurazioni e banca, ed in tal senso siamo lieti di affiancare il credito sportivo, almeno per quanto attiene tutta la parte del partenariato pubblico-privato. Avrete avuto modo di ascoltare il dottor Guyotta rispetto a quelle che sono le potenzialità notevoli che potrebbero derivare in favore degli enti locali, ma anche degli operatori privati. Ed in particolare io faccio riferimento a questo strumento del partenariato pubblico-privato. In tal modo i territori ne avrebbero sicuramente da giovarsi di queste iniziative, considerato che al fine prettamente sociale di valorizzazione degli impianti sportivi, così come dei siti culturali, si potrebbe associare, grazie all'intervento dell'imprenditoria privata, anche una possibilità di valorizzazione di quelle che sono le forze lavoro sul territorio, quindi la creazione di nuovi posti di lavoro. In tal senso noi siamo a vostra disposizione, troverete l'indirizzo mail dello studio e vi prego di contattarci per ogni eventuale quesito in tal senso. Io vi ringrazio e ringrazio tutti. Buona serata. Grazie a tutti i relatori intervenuti per la chiarezza diciamo, la chiarezza dei contenuti e soprattutto anche, come ha già detto l'avvocato italiano, anche per la velocità, insomma, senza perdite di tempo. Abbiamo una serie di domande che sono state fatte durante la diretta streaming e quindi comincerei con un paio di domande per Edoardo Guyotta. E allora, la prima è se sono cumulabili le iniziative per sport e cultura qualora un comune abbia la capacità di bilancio. E la seconda è se i metodi, il modo per veicolare la domanda, se solo tramite portale o ci sono altri modi. Queste sono le prime due domande per Edoardo. Sì, allora, partiamo dall'ultima. La modalità che è stata individuata ormai in maniera definitiva per partecipare a tutte le nostre iniziative a bando è quella di accesso attraverso il portale dell'istituto, che è presente sul sito www.creditosportivo.it, e che consente di avere accesso alla richiesta del bando che si desidera. Rispetto alla cumulabilità, qualora un ente abbia la possibilità, perché il bilancio glielo consente, c'è appunto la possibilità per classe dimensionale di avere tutti i plafond separati. Quindi l'ente può avere accesso al totale del plafond che gli viene consentito di avere come totale abbattimento su sport missione comune, su comuni in pista, su
cultura missione comune ed eventualmente anche sul mutuo per l'efficientamento energetico. Quindi sono tutti plafond separati che possono essere integralmente utilizzati da ciascun ente su un singolo progetto o su una pluralità di progetti diversi nell'ambito della stessa iniziativa. Quindi si possono presentare tre progetti su sport missione comune, uno su comuni in pista, due su cultura missione comune, eccetera, fino a saturare le quote a cui ciascun ente, in base alla classe dimensionale o alla sua natura, ha diritto su ciascuna iniziativa. Grazie intanto ad Edoardo. Una domanda da uno studio professionale per il nostro direttore, Ludovico Mazzolin, quando ha presentato la banca, e quindi dice, ha parlato di perimetri in cui interviene la banca come sport e cultura. Rientrano l'entertainment e gli stabilimenti balneari? Allora, diciamo che la nostra attività ha come riferimento le infrastrutture sportive o gli eventi sportivi di attività riconosciute dal CONI. Quindi rientra nel perimetro di attività, e poi parliamo della cultura, rientra nel perimetro di attività un impianto, un'infrastruttura sportiva all'interno dello stabilimento balneare, non rientra lo stabilimento balneare di per sé. Vi faccio un esempio: noi non possiamo finanziare un albergo stand alone, ma possiamo finanziare un albergo se è funzionale a valorizzare l'infrastruttura sportiva, quindi non so, una foresteria, un hotel all'interno di un complesso golfistico. Nell'ambito della cultura il ragionamento è analogo, anche se il perimetro è più ampio, perché tutto ciò che è funzionale a valorizzare il patrimonio artistico culturale rientra nel nostro perimetro di attività. Quindi se esiste un edificio, un'infrastruttura che ha i vincoli a soprintendenza e vengono realizzati degli interventi di valorizzazione della stessa, diretti o indiretti, possono essere oggetto del nostro intervento. Dopodiché noi come istituto abbiamo un perimetro più ampio del perimetro dei fondi agevolativi. I fondi agevolativi intervengono su un perimetro che potrebbe essere non coincidente, tendenzialmente un po' più ristretto rispetto al perimetro di intervento dell'istituto. Adesso ci è arrivata una domanda sulla chat da Andrea Perticarari, lui si mette proprio con nome e cognome, dice: il webinar sarà disponibile online una volta concluso lo streaming? E la risposta, questa la do io, è sì, e caricheremo la registrazione del webinar sul sito, e comunque per qualsiasi cosa siamo sempre contattabili e reperibili a info@creditosportivo.it. Poi un'altra domanda per Edoardo Gugliotta: la durata di 25 anni è consentita solo entro il 30 ottobre o ci sono alcuni interventi per cui si va fino alla fine del bando? Allora, per quanto riguarda i 25 anni, il bando prevede che le istanze presentate e completate, quindi rese complete, ad esempio nel caso dell'impiantistica sportiva con l'acquisizione del parere CONI entro il 30 di ottobre, possono avere l'agevolazione, quindi il totale abbattimento degli interessi su una durata di 25 anni. Per quanto riguarda le istanze che vengono presentate dopo o che vengono completate dopo il 30 di ottobre, è possibile avere l'abbattimento totale degli interessi su una durata di 20 anni. Ricordo che nelle iniziative precedenti degli anni passati l'abbattimento totale veniva riconosciuto fino ad una durata di 15 anni. L'anno scorso, proprio per il contesto pandemico, l'abbiamo portata a 20 anni e quest'anno è arrivata a 25 anni, che comporta insomma un notevole assorbimento di risorse pubbliche, però riteniamo che soprattutto per gli investimenti più lunghi possa consentire, diciamo così, un maggiore respiro per la restituzione del finanziamento. Quindi 25 anni fino al 30 di ottobre, 20 anni sempre con abbattimento totale se interventi prioritari, e avete visto quali sono per ciascuno dei tre bandi,
Quello che invece non è prioritario o viene comunque presentato dopo il 30 di ottobre potrà avere l'abbattimento del 90% della quota interessi, quindi resta a carico del beneficiario una piccola quota di interesse, però comunque ad un tasso che è sicuramente assolutamente concorrenziale ed allettante perché la quota interessi è veramente pari a solo un 10% di quello che si sarebbe dovuto pagare. Edoardo, sempre un'altra domanda per te. Come si determina se un bene del comune è afferente al patrimonio culturale? Solo attraverso il MIC e l'archivio del MIC o anche tramite le tutele delle sovrintendenze locali? No, i beni che possono essere ammessi all'intervento del bando sono ovviamente i beni culturali o beni paesaggistici e quindi all'interno del codice è previsto, diciamo così, tutto il corredo autorizzativo che può anche riguardare le autorizzazioni da parte delle sovrintendenze. O comunque in alcuni casi, diciamo così, il riconoscimento di interesse culturale da parte del Ministero o della sovrintendenza. Quindi sono sicuramente entrambi soggetti titolati al riconoscimento dell'intervento di poter essere ammesso alle nostre, diciamo, al nostro bando, alle nostre agevolazioni. Quindi ci sono i vari procedimenti. Normalmente, diciamo, c'è il provvedimento che accerta l'interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico che è previsto dall'articolo 12 del Codice dei beni culturali. In genere per gli enti locali è prevalentemente quello. Poi ci sono comunque una serie di beni che sono riconosciuti come ad esempio gli istituti e i luoghi della cultura, quindi musei, biblioteche, quelli sono, diciamo, previsti dal codice se di appartenenza dell'ente locale, quindi anche archivi, aree, parchi archeologici sono appunto riconosciuti. Comunque sono sia necessarie autorizzazioni da parte del Ministero o delle sovrintendenze a seconda dei casi, insomma, previsti dal Codice dei beni culturali. Luca ci scrive pure per il senatore Pittella, più uno stimolo, al di là delle iniziative dell'Istituto per il Credito Sportivo, sicuramente meritevoli e meritorie, cosa prevede il PNRR come fondi da destinare ai comuni del sud che spesso, se no, sono dimenticati? Senatore. Ma ci sono poste finanziarie consistenti e poi non dobbiamo dimenticare che oltre al PNRR ci sono i fondi europei, c'è tutta la programmazione 2021-2027 che è stata da poco varata e che assegnerà alle regioni meridionali ingentissime somme da spendere appunto sul settore della cultura, dello sport, oltre che delle infrastrutture e di altri campi. Avremo tanti di quei soldi, onestamente, che il problema vero sarà saperli spendere, spenderli tutti e spenderli bene. La Grazie. parola, già che ho la parola, volevo chiedere perché mi ha scritto un giovane amico che mi chiede. Ci sono possibilità per associazioni sportive dilettantistiche? Io trasferisco questa domanda a voi, non ho capito bene. Oppure se mi date l'email a cui poter far scrivere, dico di scrivere direttamente a voi. Allora, beh, sicuramente ci sono sicuramente opportunità. vai. No, volevo soltanto dire che qui abbiamo illustrato, cioè il tema del webinar erano le opportunità per gli enti locali e per gli enti territoriali. E abbiamo visto in che misura anche queste iniziative possono andare a beneficio dei concessionari o dei gestori degli impianti sportivi attraverso una quota di indebitamento dell'ente che serve come contributo
per l'equilibrio economico-finanziario nell'ambito delle operazioni partenariali. Però ci sono molte iniziative, molti prodotti, molte agevolazioni e in primis voglio ricordare il fondo di garanzia, perché per l'ente locale e per gli enti territoriali non c'è il problema delle garanzie, ma la parte sicuramente più interessante per invece i soggetti di natura privatistica, società, associazioni sportive, è il ricorso al fondo di garanzia che consente, diciamo, di agevolare l'accesso al credito e sta anche per partire, appena sarà autorizzata dalla Commissione europea, l'iniziativa per il finanziamento della liquidità, la terza iniziativa per il finanziamento di liquidità che l'Istituto ha attivato a partire dallo scorso anno proprio per l'emergenza pandemica e che ha portato all'erogazione di quasi 150 milioni di euro fino a questo momento e che potrà dare spazio ad ulteriori oltre 200 milioni di euro di finanziamenti di liquidità per tutto il vasto mondo dell'associazionismo sportivo, delle società sportive, per esigenze di liquidità, di capitale circolante, ma anche per investimenti. Quindi sicuramente le opportunità non mancano. Assolutamente, ecco, già Edoardo ha risposto su questo. Comunque la risposta molto sinteticamente: abbiamo tutti i tipi di prodotti per questo cluster, l'associazionismo sportivo, quindi sia di investimento che di liquidità. Potete tranquillamente scrivere a info@creditosportivo.it o vedere direttamente sul nostro sito, a seconda della zona in cui vi troviate, qual è il referente commerciale di zona dell'Istituto per il Credito Sportivo. E tranquillamente contattarlo, prendere un appuntamento con lui per vedere quella che può essere l'esigenza dell'associazione sportiva dilettantistica, in questo caso il senatore si faceva da portavoce. Quindi, appunto, oltre a aver ricordato le mail e il sistema per contattarci, il sito www.creditosportivo.it presenta, oltre i bandi su cui il webinar oggi era centrato, anche tutti gli altri prodotti che abbiamo per tipologia di soggetto. E quindi ricordo ancora una volta le mail e ringrazio tutti coloro che hanno avuto la pazienza di seguire il webinar, che è stato sicuramente molto interessante. La registrazione da domani del webinar in oggetto comunque sarà sul sito per chi l'aveva chiesto. E con questo ringrazio i relatori, il senatore Pittella, il direttore generale Ludovico Mazzolin, Edoardo Pugliotta, responsabile servizi fondi speciali, e l'avvocato italiano dello studio legale Italiano e Partners, e con questo vi saluto.